Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati all'appuntamento radiofonico del Consiglio regionale del Piemonte. Prosegue nell'aula del Consiglio regionale l'esame del piano socio-sanitario. Al centro del confronto le risorse necessarie per i consorzi socio-assistenziali, la costituzione di un'azienda unica per il 118, il modello organizzativo delle federazioni d'area vasta e la mancata riduzione del numero di aziende sanitarie. In particolare sono stati affrontati i contenuti del disegno di legge numero 174, sul quale le opposizioni hanno presentato 82 emendamenti. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e numerosi consiglieri di maggioranza e di minoranza hanno preso parte in Piazza Castello a Torino alla giornata della memoria e dell'impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie. Davanti al Palazzo della Giunta, consiglieri, autorità e cittadini hanno letto i nomi di chi, gente comune, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell'ordine, esponenti politici e amministratori locali, è morto per mano delle mafie. Nell'aula di Palazzo Lascaris è stato presentato alle autorità piemontesi l'annuario pontificio 2012, nel centesimo anno di pubblicazione, con questo nome. All'incontro è intervenuto Monsignor Vittorio Formenti, incaricato per l'ufficio centrale di statistica della Santa Sede. Quest'anno celebriamo il centenario del nome, perché sono 100 anni esatti che l'annuario pontificio si chiama con questo nome. Prima ha avuto vari nomi, i numeri sono molto aridi, però hanno una loro immediatezza di comunicazione. Troviamo soprattutto poi le varie categorie di operatori pastorali, che qui sono un pochettino segnate, un po' tutte, dai cardinali fino a suore, religiosi, religiose. Il Consiglio regionale presenta un nuovo servizio informativo dedicato alle persone sorde o con deficit uditivo, il CRP TG-LIS, realizzato in accordo con l'Ente Nazionale Sordi del Piemonte, ENS. CRP TG-LIS fornisce, attraverso servizi giornalistici dedicati e tradotti nella lingua dei segni italiana, notizie sulle attività istituzionali e su altri eventi dell'istituzione regionale. Il TG-LIS avrà periodicità settimanale e sarà disponibile sul sito istituzionale www.cr.piemonte.it e sul canale YouTube del Consiglio regionale. È online il nuovo sito del Consiglio regionale, studiato appositamente per smartphone. Lo strumento permette di essere costantemente aggiornati via cellulare su tutte le informazioni pubblicate sul sito istituzionale. È inoltre possibile seguire le dirette delle sedute di Consiglio e accedere alle pagine social network dell'Assemblea. Prosegue nella sede di Piemonte Artistico e Culturale Piazza Solferino 7 a Torino fino al 14 aprile la mostra Da moneta unica a unica moneta, 200 vignette umoristiche sui primi 10 anni dell'euro. Esposizione promossa dal Consiglio regionale e curata da Dino Aloi e visitabile tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 19.30, esclusa la domenica. Dal Consiglio regionale è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte alla radio.